Alexia, buongiorno. Che giorno è oggi? Oggi è lunedì 1º febbraio 2021. Ok, grazie Alexia. Adesso ci facciamo una bella colazione. Some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. Alexia, mi dici le notizie del giorno? Paola, ecco le novità. Da TG Top 24. Crisi di governo è iniziato dal mandato esplorativo di Roberto Fico a colloquio a Montecitorio con la delegazione del Movimento 5 Stelle. A seguire l'incontro col PD, Zingaretti ribadisce in una nota: indichiamo solo Conte. Ok, di AIFA il vaccino di AstraZeneca, consigliato però agli under 55, il ministro Boccia ha previsto a febbraio 4 milioni di vaccini, siano garantiti. L'Unione Europea annuncia la prenotazione di 2,3 miliardi di dosi complessive. Assalto ai finanziamenti del Recovery Fund da parte della criminalità organizzata, è iniziato in netto anticipo rispetto all'erogazione dei fondi. Questo allarme lanciato dal procuratore generale di Napoli Riello in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario. A Catanzaro, presente Bonafede, guardasigilli, ha assicurato impegno dello Stato su potenziamento di strutture e personale. Sono 1.192 i sindaci che hanno aderito all'appello lanciato dal presidente degli ANCI De Caro dopo la sentenza di colpevolezza pronunciata contro la sindaca di Torino Appendino per i fatti di Piazza San Carlo del 2017. Non ci si può condannare per aver fatto il nostro dovere, scrivono i primi cittadini.
Chi critica il Concilio Vaticano II o non lo segue o è fuori dalla Chiesa, duro monito di Papa Francesco nell'udienza dell'ufficio catechistico della CEI, nessuna concessione, ha detto il pontefice, a una catechesi non in accordo. Ok, Alexia, stop. Alexia, stop. Ragazze, buongiorno, bentrovate sul mio canale, buon primo febbraio. Oggi ho un pochino di cose da fare questa mattina perché devo fare delle cosine ai fornelli, fare la lavatrice delle lenzuola e stenderle, quindi tante cose. E poi oggi vado al lavoro per le 3, quindi ho un'oretta di tempo in più, invece gli altri giorni devo andare per le 2. E quindi quest'ora in più mi dà un po' più di agevolazione a fare delle cosine in più. Quindi state con me che vi terrò buona compagnia. Mi hanno portato di nuovo dei peperoni e quindi stavolta ho provato a fare la peperonata anche aggiungendo le patate, come qualcuna di voi mi ha detto. Adesso vado a metterci anche il sedano e faccio tutto insieme tipo caponata. Ho messo anche i peperoni a cuocere nel forno, che praticamente adesso hanno anche finito. Questi invece li faccio sott'olio con aglio e prezzemolo. E niente, mi dispiaceva buttarli e li ho fatti in questo modo, provando la peperonata con le patate questa volta. E non vi ho rifatto vedere di nuovo il procedimento perché non vorrei annoiarvi. Ecco, il forno ha finito. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere una cosa che magari molte di voi già sanno, ma io non lo sapevo sinceramente, l'ho scoperto da poco, ed è una tecnica che va benissimo per pulire i peperoni. Una volta che si tolgono dal forno, si vanno a mettere in un sacchettino. Adesso bruciano da morire, voi usate anche una pinza volendo. Ecco, così vediamo se riesco a farli star tutti. Sì, ci stanno tutti. E si vanno a chiudere e si lasciano raffreddare nel sacchetto un'oretta, dopodiché si vanno ad aprire e si puliranno in un battibaleno. L'ho provato l'altra volta, sono andata benissimo, e appunto una cosina che vi volevo dire perché è efficace veramente. Quindi adesso io li lascerò qui sopra al mio piano di lavoro e poi andrò a pulirli. Ecco, li ho posizionati qui, aspetterò che si raffreddano dentro il sacchetto e poi vi faccio vedere come la pelle viene via molto facilmente.
Un'altra cosa che vi volevo dire, perché Anna Maria mi ha fatto un'osservazione giusta, perché non ha potuto vedere, e mi chiede: ma come mai l'aglio tu lo tieni chiuso in un contenitore chiuso, non lo tieni in frigo? Allora, in frigo no, non lo tengo sempre fuori e adopero questo contenitore che però è aperto, adesso vi faccio vedere, perché ha tre fori, vedete dietro. E l'aglio qui respira. Quindi, aspettate un attimo, vi appoggio, vi apro il contenitore. Ecco qua. Il mio aglio rimane fresco perché ha questi fori dietro che lo fanno respirare. Probabilmente l'altra volta non si era notato, ma c'è Anna Maria, eh? Infatti ti ho detto nel video, ti farò poi vedere. Infatti, io ne ho due di questi contenitori portaglio, l'altro è questo, vi faccio vedere. Questo che mi aveva regalato la mia amica Lucia. Fino adesso ho usato sempre questo e continuo ad usarlo perché qua tengo quando ne ho poco. Quando mia zia mi dà tante teste di aglio, uso questo contenitore che è molto più capiente e anche questo vedete che è forato, in questo caso in due lati. E veramente io quando me lo regalò Lucia non sapevo dell'esistenza del portaaglio che aveva questa funzione, sono sincera, e invece è molto molto comodo. Vedete, molto molto bello, molto molto comodo. La mia peperonata è pronta, guardate qua che aspetto fantastico. Così, quando vogliamo prenderne un po', anche solo prenderne quello che ci occorre a testa e scaldarla al microonde, è bella che è pronta. Quindi questa è fatta. E adesso vado a pulire i miei peperoni e vi farò vedere con quale facilità lo faccio. Allora, vado a aprire i miei peperoni. Vedete la pelle come viene via? Proprio in un attimo, vedete? Senza nessuna fatica. Pensate che io li ho fatti tante volte i peperoni così, anche quando li devo fare con le acciughe, eccetera. E sinceramente tribulavo a togliere la pelle. Da quando mi hanno insegnato questa tecnica, io in un attimo spello tutti i miei peperoni ed è fantastico. Ve la straconsiglio. Perché fate veramente in minor tempo e velocissimamente.
Quindi li fate andare al massimo della potenza nel forno ventilato per un quarto d'ora, 20 minuti, col forno già bello bello caldo. Poi li togliete, cioè magari per sicurezza inforchettateli, vedete che sono morbidi da poterli già togliere. Li mettete subito nel sacchetto di quelli lì dove si congela poi la carne e li lasciate lì per un'oretta che si raffreddano bene. Poi li andate ad aprire e li andate a pulire. Sono fantastici perché veramente in un attimo si fanno. E voilà. Avete visto? Adesso questi li vado a condire con aglio, prezzemolo, olio, sale e un pochino di pepe. Grazie a mia sorella che mi ha insegnato questa tecnica favolosissima. Bene ragazze, anche oggi siamo arrivate alla fine di questa giornata. Io sono arrivata a casa alle 7:30 circa, sì, perché lì praticamente si timbra 7:05, poi ci si va a cambiare. Il tempo che vado fuori, scaldo un po' la macchina perché fa davvero freddo. 5, metti che ci metto 8 minuti, 10 proprio andando piano, ma neanche. Arrivare a casa, insomma, tra una cosa e l'altra arrivo a casa 7:20, 7:25. Ho cenato perché ero sola, mio marito fino alle 10:30 non arriva, mi sono fatto un bel caffè e adesso sto guardando Mi strega per amore su Paramount. Ogni sera finisce Tempesta d'amore, mi guardo Strega per amore, non Vita da strega, ma Strega per amore, quello con cui, quello dove c'è Larry Hagman, quello che faceva Dallas, se vi ricordate. E niente, adesso vi saluto, finisco questo vlog della giornata. Vi auguro a tutti una buona notte, ci vediamo al prossimo video. Che sarà sicuramente presto. Anche Yuki vi saluta. Yuki, sei bravo. E buonanotte, buonanotte a tutti. Alla prossima.